tutti. La formatura del pane è di natura con l'ombra di mano. Pensi di fare il fornaio per tutta la vita, Omar? Sì. Posso assaggiare quella con le patate? E poi mi ha insegnato lui come si fa il pane. Lui ha cominciato a 12 anni a fare il pane. E se ti dicessi che questo non è un video di Two Man's One Kitchen? Se ti dicessi che a Roma c'è una leggenda silenziosa, sommersa, il nome di un fornaio, che se lo chiedi a un amico tuo ti dice: chi è? Se lo chiedi a un altro fornaio ti dice: ma che, lo conosci? Ma certo, lui è quello che ha insegnato a fare il pane a Bonci. Quest'uomo è una persona molto riservata, sempre impegnata in attività di beneficenza, non si fa mai riprende, mai intervista. Non so come, non so perché, ma questa leggenda ha consentito a passare una notte insieme io e lui. Stanotte andiamo a conoscere Franco Palermo. Da Piazza Venezia tutto a destra e dobbiamo girare qua per andare là. Forno Monteforte, vedi che pare che stanno a chiudere? Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Entriamo sotto la seranda. Lei è Manuela, ci ha sentito. Allora, io a Franco gli ho detto che venivi, ho detto: si chiama Lorenzo, viene qua, sta un po' con te, ha detto che preparerà una cosa apposta speciale. Io te l'ho detto, Franco è molto riservato, quindi non so effettivamente come verrà sto video. Pensa che per esempio le serrande di notte sono chiuse perché? Perché chi lavora di notte, a meno che non faccia il DJ, non vuole stare a contatto con le persone e quindi loro vogliono stare chiusi, non vogliono vedere nessuno. Isolati. Sì. E iniziamo questa notte insieme, spero di non disturbarti troppo, Fra. Va bene. Quali sono le prime cose da fare? Guardare gli ordini. Poi pesare le farine. Prima che iniziamo a lavorare, com'è partito tutto? È buio notturno, il pane è nel forno e aspettiamo l'albergiar del giorno. E luce, soglia di sole, arriva lo sfondo, inizia il cammino del cascherino. Franco scrive e inventa, gioca con le lettere. Quindi oggi aspettati un sacco di poesia. Mi racconti l'inizio della carriera tua, del pane e di tutto? È iniziato perché ci ho avuto sempre la passione per il pane. Poi con un mio amico abbiamo iniziato a fare il pane al lievito naturale in un forno a Monteverde. E da lì poi abbiamo aperto il panificio. Quanti anni ci avevi? C'avevo 30 anni. Una cosa che Franco non ti ha detto e che non credo che ti dirà è che lui è una persona sana. Ha sempre lavorato nel sociale per le attività come capitano ultimo a Roma. Ha sempre lavorato con persone in difficoltà, le cercava apposta per aiutarle. E io non so sinceramente se ha cominciato a fare il pane perché gli piaceva fare il pane e poi ha cominciato a aiutare le persone. Ha cominciato a fare il pane perché sapeva che serviva alle persone. Intanto è arrivato Omar. Io mi chiamo Omar, ne ho 21 anni, vengo dall'Egitto, lavoro qui da 3 anni quasi, faccio il pane. Omar sta facendo l'integrale ed è arrivato pure Goran. Ciao, piacere, io Goran, iracchiano, lavoro forno per pane. Goran, c'ha il toro qua perché lui è d'aprile e qua sì. È il leone perché tuo figlio è d'agosto. Sì. E mo si inizia a lavorare. Che bisogna fare stasera, Fra? Pane di segale. E questo in realtà è pure poco. E certo, è pochissimo, sono 3 kg di farina. Te hai lavorato in forni pure più grossi, eh? Io faccio 100 cassette di segale. Qual è la cosa che ti piace di più di fare il pane? Tutto l'insieme, il lavoro anche con le persone, no? Questo qua mo si butta là e dopo tutto il processo di lavorazione riposa un paio d'ore e poi Omar. Allora, questo è il grano duro. Dal grano duro si fanno le ciabattine e si fanno anche le baguette e si fanno cazzotti. Sono panini piccoli. Il pane già lo sapevi fare. Quanto ci ha messo Franco a perfezionarti? Quasi 3 mesi. Pensi di fare il fornaio per tutta la vita, Omar? Sì. Tutta la vita? Sì. Mi piace fare il fornaio. Ogni notte da Monteforte si fanno più di 20 tipi di pane differenti. E Franco fa il direttore d'orchestra. Fatte le porzionature. E adesso le do la forma. Ma quanto fa venire voglia di metterci il dito? Non lo farò. Però quante pene fa fare Franco ogni notte? Tanti. Non lo so, non puoi contare. Fatte le pagnotte, vanno messe nella spezzatrice. Nella spezzatrice, a 37 pezzi. Che cos'è? Esagonale. Divide la pagnotta in 37 pezzi. Ma questo fa, è proprio la cosa sua. Vabbè, se non dovessi fare il fornaio, che cosa faresti nella vita tua, Fra? Cameriere. Perché? T'ho messo in difficoltà, ho fatto... No, vabbè, queste sono cose private. Ah, vabbè. Lo so io perché, aiuterebbe le persone, ma non lo vuole dire. Prima della spezzatrice, comunque, deve riposare e lievitare. Sì. Quanto tempo? 20 minuti, mezz'oretta, sarà lievitato e sarà anche rilassato. Ma a lavorare di notte, come fai a amici, fidanzate, vita?
Quando finisco di lavorare vado a casa, mi metto a dormire. Ah, ok. Racconta. No, usciamo. Però è la mattina, cioè a che ora stacchi da qua? Alle 6? Stacco alle 6, torno a casa alle 7, poi mi metto a dormire alle 8, alle 9. I panetti spezzati adesso devono rilassarsi ancora. Sì, si devono rilassare ancora e poi li scacciamo, gli diamo la forma. Franco è là che controlla l'impasto. Goran, qual è il ruolo tuo qua? Io aiutare tutti, Franco aiutare amico mio che serve qualcosa, serve dopo ciabatti che non c'è farina. Risolvi i problemi, Mr. Wolf. Una volta che hanno finito di riposare, si prendono, si schiacciano e quelle là diventeranno... le ciabatte. Quelle diventeranno ciabattine. Ce l'hai una poesia sulle ciabattine? No, non ce l'ho. Stanno qui sulla tavola a lievitare. Quando è pronto vanno in forno. Grazie. Di nuovo. Farina, polvere marina. Impasta quanto basta per tutti. La formatura del pane è di natura con l'ombra di mano. Lievita lì è vita. Grazie Franco. Prego. Mentre le ciabattine riposano, così poi vanno in forno, Omar sta facendo... i filoni. Sto facendo l'integrale dopo aver fatto mille semi. Quegli cereali sono ai 6 cereali, fanno un po' fame. Dopo che sono fatti, si mettono là nei cassette per riposare, per lievitare. Mi leggi una poesia, Fra? Vabbè, ma quanto ti è costato quel bacino idrico? Si è crepata la diga, dilaga l'acquadotta tra i passi di Natale e sveli Pasquale. È normale, fra coppa di testa e guanciale, maiale, arbuio, carbonato. Ti è piaciuto l'assaggio? Beckett, sto canovaccio. Beckett, sto canovaccio, perché Beckett drammaturgo, canovaccio... partitura teatrale. Grazie. E adesso inforniamo le ciabattine. Sono pronti per infornare. Prima le baguette, due filoni, una bagnotta. Questi si chiamano cazzotti. E ecco. Con la lametta gli dai il taglio. Gli do il taglio. Stai ridendo di nuovo. Stai ridendo pure Goran. Sì, che tu mi piace il lavoro, sempre a ridi. Ne ho stanco. Stiamo tutti a ride. E mentre siamo a ride, facciamo il taglio pure. Qui ho dato il taglio. Credete, no? Bisogna ridere. E ora abbiamo i filoni tagliati, le baguette tagliate e i cazzotti non da tagliare. No. Ecco. Ecco. Adesso 235 gradi per 20 minuti. Sì. Si dà anche il vapore. Ciabattine in forno. Ma quando avete fame qua che mangiate? Facciamo pizza, facciamo ciabattine, facciamo di quello che facciamo, il pane. Fra, te che mangi qua quando c'hai fame? Mangio la pizza e il pane di segale. Perché proprio quello? Perché ci fanno un panino col salmone. Che tipi di pane state preparando intanto, Fra? Pane con la cipolla, albicocche e pistacchio. Ammazza. E noci. Poi ho visto che avete fatto pure quello... al saraceno. E quello senza sale. Qual è il preferito tuo? Senza sale. Semplice esempio, perché? Perché il sistema è male. Sono iperteso allora. Questa era in freestyle. Questo suono pronto. Atroce significa che sono pronte le ciabattine. Vieni. Guarda che belle. E eccole. Quanto sono in totale, Go? 5 kg, 50 pezzetti. Mamma mia. Pronto. Pronti. Ma li hai pure sistemati bene. E pronte le baguette. Quindi ora facciamo pausa pranzo? Sì. Ok. Facciamo la pizza, pizza alla pala. Io mi piace anche a fare la pizza. Quindi faccio il fornaio e il pizzaiole anche. Ma perché cominci a parlare un po' in napoletano quando fai la pizza? Perché la pizza è fatta a Napoli, no? A pizza. A pizza. Mozzarella. Ora inforno la pizza. Ecco qua. Eccola qua. Ah, ma proprio abbondare, tanto la pizza che ci mangiamo noi, quindi... ci mettiamo fuori a mangiare. Ah, si esce a mangiare. Com'è la vita del fornaio, Fra? Senza che ti faccio raffreddare la pizza. Alcuni lavorano la notte, altri riescono a organizzarsi di giorno. È pesante? Beh, ci si abitua poi. A livello di amici, emotività e tutto, come si fa a giostrare? Sei isolato. Sei isolato e ti senti isolato o...? No, sei isolato. Sei proprio isolato. Perché il giorno dormi. Però se uno si organizza bene ce la fa a ritagliarsi la propria vita. Sei felice la tua vita, fornaio? Sì, sono felice. Perché dici? È un mestiere che ho scelto. Lo senti come missione? Siamo compagni, compagni di viaggio, col pane. Compagni. Compagni di viaggio. Compagni, compagni. La pizza è buonissima intanto, L'ho fatta io.
È buono. Ho visto, tocca sempre alzare la temperatura, no? Sì. Prima sotto 260, mo 275. E rimane sempre chiaro, ho visto? Non prende colore. Ma stai registrando? Posso assaggiare quella con le patate? Dai, ma quanto è bella. Io ho scoperto mo che Goran faceva le piadine da Alibaba, perché babbaro leggendario di Roma. Pure quelle giganti. Sì, piadine belle, belle. Quanto ci hai lavorato là? 5 anni. Finita la pausa pranzo, si torna a lavorare. Sono altre 3 ore di lavoro. E la prima cosa che va fatta? È l'integrale. Si va infornato, ecco qua. Ma le ricette, Franco, quanto ci mette a farle? Cioè, per esempio, la ricetta dell'integrale, in quanto tempo l'hai ideata? In realtà non lo so. Franco mi ha detto, l'integrale si fa così. 40 anni di vita e di lavoro, quindi ti ha detto, si fa così, sì. E voi lo fate così, perché lui già lo sa. E poi mi ha insegnato lui come si fa il pane. La ricetta dell'integrale, 70% acqua e 20% sale. Questo invece? Invece il millesemi. Ma il preferito tuo qual è? Non te l'ho chiesto. Il bianco. Oh, ma perché tutti questi semi? Proprio vi piace? Classico. Sì. Franco, prima non te l'ho chiesto, ma i tagli a cosa servono? Servono a far sbocciare il pane nel forno, a fiorire. Se non li facessi cosa succederebbe? Si aprono male. Si spaccano dove vogliono loro. Esatto. Ho chiesto a Omar fra le ricette del pane. Queste ricette sono per questo posto, per le attrezzature che ci sono in questo locale. Quindi, per gli orari che ci sono a disposizione. In base a dove vai? Se vado da un'altra parte la ricetta cambia. E le ricette tue, per esempio, quelle che faresti te, dove le vuoi fare? Quelle che farei io, ci vuole un forno più grande. Ma un giorno pensi, tu ce l'avevi un forno tuo, un giorno pensi che ce lo riavrai? No, non credo. Perché? Quante volte hai dovuto cambiare tutto? Sempre. Franco è venuto a dare le ultime indicazioni, ma intanto abbiamo la nuova sfornata. Abbiamo sfornato, ecco, questo è il grano duro, ecco qua. Questi sono i colpi di lametta che hai dato prima? Questo è il taglio che l'ho dato prima. Esattamente in base a dove hai dato le aperture, è esploso. Allora, poi aspettiamo il forno che si riscalda e inforniamo l'altro pane. Come funziona la scelta del tipo di pane da fare, oltre al fatto che con Manuela avete esteso un menù? Un menù sarebbero un pane in base, no? Senza sale, grano duro, integrale. Però da quando sei entrato tu sei entrato nel 2000? A fine 2019. E quando sei entrato hai portato cose tue? Sì, ho portato il pane con il lievito naturale, i pani base, quei 4 che ho detto prima, e in più c'è la segale, 1000 semi. Il giudizio della clientela quanto è importante? Cioè magari si vende tanto segale, è in base a quello che si sceglie cosa fare e quanto? Beh sì, il grano duro, l'integrale, il bianco, il senza sale, il semi-integrale. Poi ci sono i pani speciali, segale, farro, saraceno, mille semi. Qual è quello che i clienti prendono di più? Il grano duro, il bianco e il mille semi. E i preferiti tuoi? Segale e mille semi. Sono le 5 quasi e adesso tocca fa il casareccio. Eccolo qua, prima cosa da fare è il taglio, ma il taglio qua è diverso, perché? Perché il casareccio, il filone è un po' più lungo, ecco. Quindi ci sono tante piccole spaccature invece di due uniche grandi. È un taglio preferito a me, mi piace tagliarlo così. Quindi in realtà è anche perché ti piace a te, perché sì. Il bianco invece un solo taglio lungo tutta la forma, perché? Perché si apre bene con un taglio. E perché ti piace a te? Il taglio, sì. Il taglio più adatto per... Omar, qual è il trucco più fico che ti ha insegnato Franco? Vabbè, Franco mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato quasi tutto qui. A fare i filoni. Perché è il trucco più fico fare i filoni? Imparare a fare i filoni è difficile. È difficile perché l'impasto è troppo morbido e tu lo devi chiudere bene, lo devi stringere, deve essere stretto e quindi ci metti tanto per... Manualità, cioè Franco ti ha insegnato proprio a fare la tecnica di mano giusta per... Sì, chiudere. La tecnica giusta, sì. Questo invece è il pane e cipolla e questo è il preferito di Goran. Sì, bellissimo, dopo che ho finito il fornaio, buono, buono. Perché pane e cipolla però, è proprio il preferito tuo? Per profumo, per bella che grandi così. È il più grosso pane e cipolla? Eh sì, dopo così. Quindi è praticamente avere un bambino in mano, perché è gigante. Quanto pesa? Pane e cipolla, 800 grammi. Questo che è? È la torta di segale. Torta di segale. E c'ha... la stai guardando con aria... Il baccotto di più, ecco. Ma cosa l'hai capito il baccotto di più? Non ho. Senti. Se tocco... Ah, è molle. Molle. Ti senti orgoglioso di Omar? Sì. Ha preso bene. Lui già aveva la passione del pane, ma... Lui ha cominciato a 12 anni a fare il pane, al paese suo.
miei jeans. Come fai a scegliere i collaboratori, Fra? Sono capitati, per caso. Però poi averne uno in cucina, sapere chi hai a fianco è importante. Quindi come fai a decidere sì, è quello giusto? Perché siamo stati fortunati. Te ci credi nel destino, eh? Sì. Prima di Omar chi era l'ultimo apprendista? Saif al-Musawi. Che storia mi stai a dire? È un fornaio iracheno, ha cominciato a fare il pane nel suo paese a 12 anni come apprendista. Poi è diventato fornaio militare. Quando bombardavano il forno, dopo lo spostavano. Perché chi fa il pane è sempre così eroico o matto? Strano. Perché un po' è il lavoro notturno. Ti scompensa? Sì, sicuramente. E l'altro po'? L'altro po' è un po' di sana follia. Tra un po' bisogna preparare le forme di pane più piccole, ma intanto, ci hai pensato alla risposta, il pane secondo te che cos'è? Siamo compagni di viaggio col pane. Facciamo un percorso insieme. In futuro forse andrò qualche giorno a settimana in un posto, si chiama Agricoltura Nuova. Fanno il pane, ci hanno 5 negozi, andrò a impostare lì la lavorazione. Quindi nel futuro tu ci vedi un po' di pace, più di stabilità. Mi hai fatto uno sguardo, tipo no, io voglio star male. Che pace. Ti piace comunque restare attivo? Sì, esatto. Ognuno c'ha il suo ritmo, anche il pane. Andiamo a vedere le preparazioni dei pani piccoli, ma prima test del pane. Queste sono le tre forme. Ora Fra ci dice se Omar ha lavorato bene. Questo è il senza sale, lo sciapo. Va bene. Va bene. Ok. Oh. Perché le preparazioni piccole si fanno per ultime? Perché non prendono tanto tempo per cuocere. Questi qua sono le ciabattine, un altro tipo di ciabattine, ciabattine bianche. Si tira fuori il casareccio. Le cipolle come si sentono? Si mette il sesamo. E le preparazioni piccole si infornano. E poi si sfornano. I bottoncini con noce. Oppure i panini d'hamburger. Oppure loro, come si chiamano? I panciok. Sembra lo stesso impasto, ma si aggiunge il cioccolato. Panini lunghi, 10 minuti alle 6 di mattina. E eccoli tutti qua. Avrà, è finita. Sì. Domanda definitiva, ultima, finale. Qual è il segreto che potresti dire del buon pane a qualcuno? Il segreto del buon pane è l'alchimia tra il fornaio e la materia. Allora si crea il pane per tutti. E com'è che riesci a trasmettergli questa cosa quando vai a insegnare a qualcuno come fa il pane? Non dicendo nulla. E quindi mo ciao a tutti. Ciao Omar. Ciao Go. Lorenzo. Ciao. E Franco, grazie per gli insegnamenti, grazie per tutto quanto. Senza dire nulla. Ultima poesia ce l'abbiamo. Segale, segale. Oh, come sei naturale, ondeggi nei campi regale e fra le spighe il vento ci canti un madrigale, aspettando la mietitura finale. O come cereale, rurale, segale. Ci torno più spesso qua, eh? Sì. Chi è? Con l'alba fuori. Ciao Franco! Ciao! Mi sa che siete pure Omar che aspetta l'autobus in fermata. Che esperienza, eh? A conoscere una creatura tra il poeta e il fornaio, Franco Palermo. Oh, io ti devo dare un abbraccio. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. In questo video non ho fatto nessun fallo, in effetti, e te lo faccio adesso. Voglio vedere come funziona la pasticceria all'ingrosso, il forni all'ingrosso, che ne so, la Bauli, la Motta, rispetto alle realtà come quella che abbiamo scoperto oggi. Quindi se scrivi fallo nei commenti, entriamo in uno stabilimento di produzione dolciaria. Hai scritto fallo nei commenti? Andiamo. Pieno così dei stabilimenti che non vedono l'ora che entro io con la videocamera. Noi ci vediamo al prossimo video. Stamme bene, fallo forte, fallo sempre. Bella zi. Ricordate che sei una bella persona, eh?